faremo lo stesso buon uso di quello che abbiamo. E adesso io passerei, siccome parleremo di frodi, passo la parola al dottor Tortora, che è uno dei maggiori esperti che abbiamo in Italia proprio sul problema delle frodi. Lascio la parola. Grazie. Per questo invito come ACFE. ACFE è un'associazione, io sono presidente del capitolo italiano di ACFE, che serve per Association Certified for Examiner, che è un'associazione professionale che raggruppa a livello mondiale tutti quelli che hanno il titolo sia un corpo di frodi, che ci salirò qua da varie strade, insomma, non si nasce antifrodatori, insomma. Si cresce frodati, però come reazione poi trova le vie per difendersi. La frode è un tema abbastanza, molto più complesso di quello che la spettacolarizzazione televisiva fa vedere, perché a volte non è solo la frode anche vigliacca alla persona anziana, è comunque un atto vigliacco e un atto criminale. Però diciamo quello che ci interessa è quello che poi si viene perpetrato dai media aziende. Un danno, la caratteristica della frode, le caratteristiche della frode sono uno che è molto democratica, nel senso che colpisce tutte le aziende, grandi, piccole, pubbliche, private, di tutti i settori, in tutto il mondo, quindi più o meno, diciamo, mal comune mezzo gaudio. Anche perché il frodatore poi non è che si guarda molto che tipo di settore sta attaccando, cioè quando ci sono dei soldi, soprattutto ci sono delle opportunità. Perché poi l'altro aspetto della frode è che è un reato opportunistico, quindi opportunistico significa che la frode avviene laddove esiste una reale opportunità di poter essere portata a termine. E queste opportunità sono di vario genere per ciascuna sua azienda. È il buco del programma informatico, è la mancata diligenza nel svolgere un certo compito da parte di una risorsa, è un problema di organizzazione, è un problema di cultura aziendale soprattutto. Una volta quando faccio degli impegni, professionalmente mi occupo anche di un'esperienza, faccio il presidente di Chapter, che sono non poter mantenere la famiglia visto che non hanno profit. Però quando mi trovo nell'azienda, a volte la cosa imbarazzante è che quando si comincia a fare un intervento, e già convincere il management che avere fuori soldi è già per parlare di frode, per il marketing i soldi sono sempre. Per le frode. Ecco, sì. Per le frode. Esattamente. No, quello che infatti tra le problematiche, il coinvolgimento del management è il più elemento. Però ripeto, il manager è molto più facile dire più soldi per fare una campagna di marketing che non per investire nel frode. E tenete presente che le aziende perdono mediamente il 5% in frode ogni anno. Per certe aziende sono imposti abbastanza significativi. Qui c'è fatto l'intervento, vado a vedere i numeri del frode aumentano. Scusa, io mai convinto a spendere soldi per il budget. Ma scusa, adesso perché le frodi di mano ce l'avevo così se domani? Il problema è che negli anni successivi le frodi, gli anni prima i soldi non le vedevano, non è che non ce le vedevi, non le vedevi, adesso comincia a vederle. Buonasera, sì, grazie. Parlavo di frodi. E si aveva frodato, si doveva per mangiare, invece imbeccate. La chiacchierata sulle frodi. Ci abbiamo già finito, quindi poi stavo dicendo che alla fine è un problema di cultura, se uno deve essere consapevole del fatto che la frode è un problema che non esiste nessuna azienda, che sia immune, quindi il fatto che magari io poi te le scopro non è che porto sfiga, che prima non vedevi certe cose, invece adesso le prendi coscienza. Tante volte nei nostri comportamenti abbiamo dei comportamenti che lasciano spazio ai frodi. Io dico sempre, faccio sempre l'esempio di quando vado a Roma a Milano, vedo le donne romane e milanesi che stanno in metropolitana, che loro fanno mettono la borsa sotto braccio, no? Perché sanno che lì c'è il prossimo costringitore.
a Roma arriva gli stranieri, entra in autorità con la borsa, esco per il tenuglio, sono tranquilli, pensano ad andare a vedere i musei, i Vaticani, invece mi sfidano il portafoglio, perché non pensano al fatto di poter essere vittima. Quindi già il primo passaggio è culturale, quindi pensare che esiste il problema per affrontarlo. E poi da lì, certo, c'è tutta una serie di problematiche che sono legate anche a questo, poi per questo viaggio, per il compliance, che comunque deve fare qualcosa che deve, diciamo, essere in linea anche con le esigenze del tipo normativo. Ultimamente sono uscite diverse normative, penso alle normative sul mondo bancario, penso alle normative sull'anticorruption, che stanno spingendo le aziende a prendere misure adeguate per fare prevenzione del frode. Però rimane l'aspetto culturale. Dietro le frodi sono sempre gli esseri umani, anche se magari le frodi vengono perpetrate utilizzando strumenti informatici, ma chi va a ideare la frode è sempre una persona. Questo significa che dall'altra parte ci sono essere persone in grado di intervenire, la caratteristica della persona è la creatività, no? Quindi perché è difficile venire a per fuori perché l'individuo non è che lo posso, ci stanno provando, però non è che possono controllare tutto quello che siamo, diciamo, facciamo, no? Quindi questa creatività nell'antifrode è un problema, perché non lo posso creare un sistema informativo tale per cui riesce a controllare qualsiasi cosa, a prevenire i comportamenti. Che ci vuole da persone che dall'altra parte la stessa creatività, la stessa capacità di adattamento, studiano i comportamenti e agiscono di conseguenza. Quindi l'elemento culturale, informativo è estremamente importante, ancora prima di qualsiasi altro intervento di natura organizzativa e tecnologica. Quindi diciamo, qui questi sono un po' i tre pilastri, la formazione, l'aspetto organizzativo e tecnologico, e tutto per ridurre, ripeto, l'aspetto, che è quello della sua opportunità. Quindi nel momento in cui riesco a ridurre questa opportunità e a tradurla in un aumento del controllo, perché poi non è detto che il controllo sia sempre un elemento, no, diciamo, che risolve tutti i problemi nell'ambito del cantiere, insomma, se pensiamo che sono le aziende più controllate, bisogna di amministrazione, se pensiamo che c'è un maggior numero di frodi, di corruzione, quindi non è il sistema, il rapporto controllo antifrode non è un rapporto uno. Però sicuramente esiste a tutti i livelli una forse riesco a lavorare sulla parte di informazione e creare una consapevolezza a tutti i livelli. E poi un altro elemento che la frode è il problema di tutti in azienda. Quindi è vero che parte del management, ma poi si deve diffondere delle aziende. Questo è il principale, diciamo, elemento di successo. Io spesso sento parlare persone che sono tutte a difendere a spada tratta qualsiasi cosa che tocchi la loro sfera personale, familiare, tutti un figlio, la moglie, il marito, non la suocera, però insomma, cioè, se tocca la sfera familiare, difendi subito. Se tocca un'azienda, se dice, ah sì, va bene, non è il mio problema, è di qualcun altro, è sempre di qualcun altro quello, non devo parlare di rischio. Invece la frode passa per la consapevolezza di tutta l'azienda, a tutti i livelli, e questo è, diciamo, un aspetto fondamentale per riuscire di qualsiasi progetto, organizzativo, informatico, procedurale, anche perché, diciamo, noi siamo partiti proprio da dire, se dobbiamo partire da qualche parte per cominciare a parlare di frodi, andiamo proprio da un evento formativo e condividiamo questo aspetto culturale. Poi da lì, diciamo, scaturisce tutto quello che può essere un discorso, e fare molto più ampio di quello che poi rappresenta invece all'inizio una spettacolarizzazione televisiva che si limita all'evento in sé. Come azienda interessa proteggere i nostri asset, proteggere i nostri posti di lavoro, i nostri bonus di fine anno, che spesso vengono attaccati proprio dal fatto che fuori c'è chi ha tutt'altre strategie. E vi presento un'altra cosa, qua chiudo, che comunque chi froda oggi è normalmente molto ben organizzato, fa parte di organizzazioni strutturate,
ed è un business parallelo, la gente pensa tutto il giorno come fondare l'azienda, è un business, ovviamente nell'ottica di lavorare contro un business che danneggia i nostri asset, oppure se continuiamo a considerarlo come un incidente di percorso, ma tanto a me non capiterà mai, questa non è sicuramente la strada giusta per affrontare, ma vuol dire creare quell'opportunità che è un elemento, diciamo, di debolezza forte in tutte le aziende. Sono domande? Che differenza c'è tra la persona del verso le aziende e la persona del verso le persone fisiche? Allora, diciamo che anche da parte del frodato di colui che... Allora, l'essere umano di fronte alla frode come professional può essere attaccato in maniera diretta o in maniera indiretta. Allora, se faccio parte di un'azienda, magari di grosse dimensioni, posso essere un target come persona, in quanto faccio parte di quell'azienda, sono facilmente identificabile, cioè sono dipendente di Fiat o di una grossa azienda, è chiaro che come dipendente di quella lì sono facilmente identificabile. Che significa facilmente identificabile? Che posso mettere in piedi una campagna mirata, campagna d'attacco mirata su quel tipo di target. Per esempio, perché attacco, perché è facile costruire, sulle grandi aziende è facile costruire la mail, l'indirizzo mail, perché comunque trovo in giro, perché su Facebook trovo facilmente riferimenti di persone che lavorano per l'azienda. Quindi l'attacco sulla persona è mirato alla sua identità, nei suoi asset, come persona fisica, ma può essere anche mirato a quella persona come persona che ha un ruolo in una certa azienda. Quindi attacco quella persona perché magari voglio usare la sua identità e utilizzare i suoi dati per fare un finanziamento, ma voglio attaccare quella persona perché quella persona lì è dell'ufficio acquisti dell'azienda XY e quindi se riesco in qualche maniera a ottenere delle informazioni preziose da lui, magari via social engineering, poi posso attaccare l'azienda. Quindi chiaro che attacco l'azienda contro le persone e finalizzando l'utilizzo di informazioni o uso di dati o l'utilizzo di credenziali così come c'è il servizio. Se no l'altro attacco che non riguarda le persone è l'attacco sui database, sui sistemi, gli hackeraggi sono stati nei primi tempi, anche abbastanza recenti, i database sono legati proprio a violazioni dei sistemi informativi. Operazioni di conti correnti o archivi di dati. Insomma, abbiamo solo se posso uno di questi attacchi estremamente interessanti, cioè questa società di hacker che ha ricattato l'azienda in UK, in Italia, che viene una specie di scatto e specificando che avrebbero fatto un attacco a un determinato sistema di una certa data. Quindi dicevo, se non pagate questa somma, ovviamente in bitcoin, noi attacchiamo quel sistema. Questo ha generato, ovviamente l'attacco non è mai avvenuto, quindi poi bisogna capire se hanno veramente loro, se era qualcuno che si spacciava per o se hanno deciso di non farlo. Poi questo ha generato un lavoro, diciamo, un progettuale che si è svolto in 4 giorni, non stop, quindi una sola lavorato, diciamo, a turno, per poter mettere in piedi un sistema, diciamo, di prevenzione, di attacco service con un fornitore terzo che si è venuto implementare in tempi rapidissimi, perché effettivamente nella valutazione, diciamo, quello che poteva essere il danno che l'azienda avrebbe subito dal punto di vista dell'immagine sul mercato, su un attacco di quel tipo, era particolarmente elevato. Quindi è nata un'attività che comunque ha spostato del focus, ha generato un costo immediato e ha materializzato un rischio. Ecco. Un esempio interessante, a parte l'attacco in sé, perché ultimamente ci sono per esempio degli attacchi mirati ai computer, ai personali, per cui mandano delle email, queste email bloccano il sistema e poi chiedono riscatto per sbloccare il sistema. A parte questo tipo, questi tecnicismi sugli informatici. Però un aspetto importante è
legato sempre all'aspetto culturale, è che la conoscenza degli schemi da fare, quindi il fatto di creare in azienda una cultura antifrode, quindi studiare in maniera sistematica le modalità di attacco, consente di predisporre anche un sistema di difesa che è preventivo e non reattivo. Perché quando io mi trovo in situazione di reattività e ho la struttura sotto stress, ho tutti i capi che mi premono per, ho, cioè, spendo un sacco di soldi perché i fornitori mi premono per la scuola, sicuramente non faccio le cose nella maniera migliore e mi espongo ulteriormente a rischi. Cioè, quindi, come quando si scoprono delle frodi in azienda, delle truffe in azienda, il dirigente che scopre che la sua persona ha frodato lo fa, magari dice no, non è possibile, no? Che va lì, apre il PC, fa controllare i dati, ma vede se effettivamente lui quindi fa l'intrusione sul PC, risultato, ha inclinato le prove e quindi ha messo l'azienda in posizione di rischio. A Milano quando è successo quell'episodio dei furti nei bagagli dei passeggeri, a Malpensa, cosa avevano fatto? Avevano sospetto, hanno montato le telecamere, hanno ripreso, hanno scoperto che effettivamente c'era e hanno provato a utilizzare quelle prove, però dato che la telecamera mi salate dopo, quindi non avevano rispettato tutti le regole privacy, praticamente quelle prove lì non erano utilizzate. Quindi di fatto il soggetto è noi. Quindi l'approccio la conoscenza del problema ti porta a degli preventivi. Anche il discorso di quale secondo me è fondamentale, perché io ho subito anche lo scambio, un discorso praticamente interessante, più un aziendale, più personale, lo scambio tipo consumo personale, devo dire che è stato studiato, cioè ci sono praticamente cascato fino a quando non mi hanno chiesto i soldi, quando mi hanno chiesto i soldi davo. Mi sono detto, no, aspetta, se chiedi dei soldi c'è qualcosa che non va. Però effettivamente ha studiato particolarmente bene, cioè, devo dire che se uno non è preparato può cascarci. No, già dal tuo scuro sull'effetto sulla solita. Cioè tu, loro sanno cosa fanno, perché si preparano studio. No, sono aziende, sono strutture, cioè tu non stai. In quel caso non è che fai con un disgraziato, in una cantina non è che fai con qualcuno che è molto organizzato, cioè con delle strutture vere e proprie, perché è così. Poi la frode, oltre a materia di rischio, che la frode comunque è sempre comunque seriale. Cioè non è per lui ci rimasto uno, poi magari lo sotterro, la frode, quando ha trovato la strada, quindi l'opportunità, sia che sono interno e esterno, io continuo finché non mi fermo. Certo, sì. E più vado avanti, più aumenta anche la avidità. Cioè, quindi questo è un altro aspetto, quindi anche la tempestività di intervento. Si è arrivati veramente a un livello interessante, anche sul fuori l'azienda, personale. Ah, no, questo infatti l'effetto culturale, se poi adotti dei comportamenti di prudenza in azienda, poi li adotti pure come faccio i corsi, una serie di dritte di protezione, cioè dopo i miei corsi cancellano tutti su Facebook e non mi fanno più telefonare, mi terrorizzo, voglio diventare un po' paranoico. Però ecco, poi lo adotti anche in azienda, perché se è paranoico di tuo, poi è chiaro che lo adotti anche in azienda, che si tutti i giorni. Grazie. Comunque sono qua, quindi. Grazie.